quali potrebbero essere oggi i motori della rivoluzione? Lui ha detto una cosa pazzesca. Il problema siamo noi, cioè noi siamo la causa del Abbiamo problema, più molto ciascuno di noi è cervello. la causa del problema. Contro chi combatti? Contro te stesso, certo, assolutamente. Lì sta il problema, vero. E secondo me lentamente le nuove generazioni a questa cosa stanno arrivando, cioè il problema non è fuori di noi, è dentro di noi. E allora lì qual è il motore di una rivoluzione di questo genere? Comprendere questo, pongo la domanda. Sicuramente c'è un elemento di ricerca interiore che per me rimane fondamentale, perché devi mettere anche tu in discussione con te stesso determinate cose, appunto, il fatto di accettare in maniera passiva un determinato status quo delle cose. È una cosa che devi ritrovare a mettere in discussione. Certo, come cosa che mi sembra essere stato un promotore, non è una cosa che puoi fare da solo. E appunto, cioè non è una cosa che si riduce semplicemente in una dimensione che è individualistica. Quando dico siamo parte del problema, dico che certi nostri comportamenti sono parte del problema. E quindi sicuramente c'è una necessità di mettere in discussione determinate cose che in qualche modo può avvenire un po' insieme, un po' anche noi dobbiamo fare un nostro lavoro personale. Quel senso spesso di mancanza di futuro, di difficoltà di vederlo, volendo anche di cose come mi faccio di coca perché così non penso. Sono spesso legate, mi sembra di vedere, da una consapevolezza tale di quello che è lo status quo, che diventa difficile pensare a che cosa faccio. Cioè, il momento in cui mi rendo conto che quel comportamento che ho avuto fino ad adesso è ciò che ha permesso a un sistema come quello razzista di esistere, cioè è pesante. Cioè, io ho perpetrato per questo tempo queste cose. Non è facile da ammetterlo in primis con se stessi. L'autocritica è fondamentale, certo, ma proviamo a dire che cosa va criticato. Noi stessi, appunto, in cui Sì, nel siamo. mantenimento Tutti, a attraverso tutti i livelli. pratiche sociali, un linguaggio, di un sistema di rappresentazione della realtà che è quello prodotto Ma sul cambiamento da del un clima, sistema di lì è rappresentazione. proprio l'apoteosi. E i ragazzi ce l'hanno ben chiaro che sono i nostri stili di vita a essere la causa di quel problema. E parlando di futuro. Ecco, questa è una cosa che viene percepita in maniera molto trasversale, in maniera molto collettiva. Molto meno viene percepito il tema della povertà, che invece è l'altro grande, secondo problema globale, che però non è percepito perché nell'idea generale la povertà è ancora è un tuo problema perché È colpa tua. è È un colpa, tabù. soprattutto è colpa di chi è povero, che non è evidentemente così, perché esattamente come i temi ambientali sono dinamiche globali. Però invece la consapevolezza sui temi ambientali, che siamo tutti corresponsabili di quello che è il grande tema che impatta su un pensare il futuro, man mano che la consapevolezza si affinerà e forse riusciremo anche ad attivare. Nuovamente, quel senso non è amicizia, ma è un senso di appartenenza comune, che però non può prescindere da un lavoro su di sé, come dicevi tu, perché se tu quel lavoro su di te non lo fai, pensi che il problema sia sempre fuori di te e Ma quindi ti aspetti, lo dicevate prima, che arrivi dallo Stato, dal padre, da un uomo, donna forte, sola al governo, il cambiamento. Il cambiamento si attiva anche se tutti contemporaneamente cambiamo. sì, 68 ha questo grandissimo merito, comunque porta dentro la rivoluzione. Le emozioni, la bellezza, il personale. Tu hai usato la parola consapevolezza, quella è fondamentale. Quando io ho pensato a Che Guevara, ho proprio pensato a questo giovane ragazzo che poteva benissimo andare da questa ragazza dell'alta borghesia che stava andando a trovare. E poteva mettersi lì, diventare un fazendero. E mi ha molto colpito che invece lui. Di fronte a delle cose comunque semplici come la povertà, i lebbrosi che ha incontrato, e lui si è smosso e lui comunque ha fatto una cosa che secondo me è molto umana. Lui ha detto: no, vabbè, forse c'è da risolvere prima questa cosa qua, cioè riportare in vita quella cosa che secondo me è dentro tutti. E magari uno la incontra sempre per vicende personali. E quindi c'è sempre, per questo la storia ritorna. In quel ciclo però ritorna così. Io sono convinta che Certo che sostenendo questo ritorna tipo di esperienze, l'umanità. appunto anche storiche, che purtroppo appunto nascono dal dramma, poi invece
Io credo che ci siano invece anche esperienze storiche positive rispetto al cambiamento, come usare invece la rete e la globalizzazione per condividere. Cioè, io lo trovo una cosa bellissima, però quello dovrebbe avvicinarci, non alienarci, cioè dovrebbe darci la possibilità. Io riesco a vedere cosa sta succedendo in Amazzonia e quindi a sostenere. Si tratta di trovare un equilibrio dove credo che comunque il sistema impazzisca solo agli estremi, io lo penso così. Poi noi diamo tanta risonanza invece a tutto quello che impazzisce, anche una stampa che dà molta risonanza a tutte le cose negative che succedono. Cioè, è importante fare informazione, averne coscienza, però continuamente siamo in un cambiamento e siamo connessi. Cioè, se cercassimo di vedere invece tutto quello che è di positivo, anche di più reale che accade, cioè si ridimensionerebbero delle situazioni. Sì, certo è che effettivamente poi quasi ci si abitua al dolore, alla cattiva notizia, a quello che di negativo accade, cioè si è quasi assuefatti. Però mi viene da dire che in tutto questo processo mi sembra che effettivamente quello che lega è l'empatia, quello che noi viviamo come un problema comune. Allora, appunto, il riscaldamento globale è un problema comune. Di contro mi viene da dire, come diceva Elena, la povertà suscita un po' meno empatia, perché la viviamo ancora come un problema noi lontano, estraneo. Quindi forse il passaggio ulteriore da fare, per cui veramente bisogna riscoprire il senso di comunità più ampio, più profondo, è questo, quello di essere empatici anche su questioni che in qualche modo non ci riguardano direttamente o perlomeno non in questo momento della nostra vita, perché poi non è vero che le questioni non ci riguardano, perché insomma, però poi ci riguardano dal punto di vista storico, perché certo. Sono poveri? Da dove deriva questa loro povertà? Cioè, chi è che è andato nei paesi del terzo mondo e ha portato avanti un certo tipo di politica? Però se non c'è una chiave storica non si comprende. Perché io che poi incontro anche i poveri direi sì la storia, ma anche il presente. Cioè, non è che c'è proprio una linea così definita. Non è che ci siano due mondi distinti, però se c'è un discorso culturale profondo e tu vai alle fonti e tu spieghi ai ragazzi, a chiunque, cioè, o fai revisionismo o capisci che ci sono determinate situazioni, perché comunque partono da qui, partono dal vecchio mondo e ancora non si è finito un processo, e che quindi tu non puoi prescindere. E quindi non è un problema loro, a casa loro. Assolutamente. La casa qua invece è quella comune, se non si fa un discorso corretto con un taglio storico dove tu riparti dalle origini e dalle basi, non lo comprendi il presente e quindi non hai un'idea di futuro. Però comunque la storia in quel caso è scienza e comunque è ricostruzione di fatti realmente accaduti, e ci sono i documenti e non è che si possano smentire. Il vecchio cosa dice? No. In gran parte di questi discorsi mi sento che mancano le radici. Noi attorno a questo tavolo, poi possiamo dire che stiamo tutti molto bene, chi più chi meno, non è una colpa. Abbiamo avuto una storia più o meno lunga, tu sei molto giovane, io sono vecchio, ma continuo ad avere uno sguardo che fa riferimento a un punto di vista. Rimaniamo a questa parte del mondo, a questo paese, si è consumata una radicale sconfitta di una parte sociale, le cui componenti storicamente affondano le radici in una modificazione del processo, scusate, una parola desueta, di accumulazione del capitale. Per esempio, durante il Covid, chi è che ha continuato a lavorare e a garantire la catena della distribuzione delle merci? Certo. Perché comunque se ne continuano a produrre nelle manifatture. E poi basta girare un po' per l'Europa per rendersi conto oggi di cosa sia veramente la logistica. Mm. E dappertutto ci sono questi enormi capannoni dentro i quali poi è facile immaginare quale quantità di merci ci sono. Ecco, di rivoluzione interiore, che poi era il tema sul quale già 60 anni fa si dibatteva. Si tratta di cambiare noi, siamo noi che dobbiamo cambiare, o bisogna
avere una prospettiva di cambiamento che richiede l'aggregazione fra gli uomini. Non sono antitetiche le cose. Non lo sono per nulla. Non è che sono in contrapposizione le due posizioni, proprio un cambiamento radicale interiore, non è psicologico, è un cambiamento di stile di vita. Esatto. E quindi se tu devi cambiare sullo stile di vita, decidere di mangiare a chilometro zero, non usare quello, fare quello, di nuovo ritorniamo al sacrosanto marxismo e ai sistemi di produzione, allo smantellare. Cioè, quindi fare delle scelte è quello che a volte ci trova in contraddizione. Che siamo pigri, non lo so quanto riusciamo a essere coerenti con un sistema. Non lo so. No, perché tu dicevi la questione dei capannoni. Questi capannoni che cosa producono e chi c'è e quali sono i contratti, qual è la manodopera, qual è la sicurezza? Di nuovo quello. Certo. Qual è la necessità? E qual è la necessità? Perché io non vedo che la necessità di avere tutti questi capannoni. La necessità di avere tutti questi capannoni. La necessità consiste nel modo in cui, ecco, sicuramente rispetto a 50 anni fa, alla modalità di quel modo di produrre, è la differenza nella catena di produzione del valore, di cui... È mondiale. Questo è mondiale. Non può andare avanti all'infinito. Adesso siamo a un'apoteosi, ma necessariamente sta andando già a scemare. E se c'è una cosa in cui viene da vedere, tipo, le manifestazioni o certi movimenti attuali hanno di manchevole, se proprio vogliamo parlare di questo, e fondamentalmente il non riconoscere, riprendendo, come dici tu, una formula che può risultare un po' desueta, che la struttura influenza la sovrastruttura. Un merito, ad esempio, riconosco a Fred Espropio, cioè riconosce che c'è un motivo per cui c'è la situazione attuale di riscaldamento globale, dovuto ad una struttura economica che perpetua un certo tipo di ragionamenti. Per questo non credo sia desueta, per quanto certi movimenti si convincano che una rivoluzione culturale o sociale sia indipendente da una rivoluzione che è strutturalmente anche economica, in realtà no, sono due cose che sono strettamente collegate. Questo rimane una verità.